Salve ragazzi, sono Wolf e siamo su Jimba Network con un nuovo episodio di Fight to Survive, la serie dedicata alla modalità sopravvivenza più bella ed interessante degli ultimi tempi. Oggi parliamo della modalità multiplayer di Mass Effect 3, una cooperativa sopravvivenza distribuita in 11 ondate giocabili a 4 diverse difficoltà: bronzo, argento, oro e platino, che, da come si intuisce, corrispondono alla classica scala che parte da facile per arrivare a veterano. Maggiore è la difficoltà e maggiori saranno i crediti e i punti esperienza ricevuti. Giocabile in cooperativa con un massimo di 4 persone e su ben 15 mappe, almeno perché ha scaricato tutti i DLC gratuiti, le 11 ondate non si presentano come una struttura lineare e sempre uguale, ma sono piuttosto una somma di modalità nella stessa modalità, perché nelle ondate 3, 6 e 10 troveremo sempre una missione random che potrà consistere nell'emulazione di particolari bersagli, nella scorta, nella violazione dei terminali o nell'attivazione di dispositivi. La missione random dovrà essere completata necessariamente, pena il fallimento del match. Completarla impiegando il minor tempo possibile, invece, comporterà un guadagno maggiore di punti ed esperienza. Tra le ondate speciali, inoltre, merita una menzione particolare l'ondata conclusiva, la undicesima, perché conterrà una missione di estrazione e difesa di un punto chiave della mappa per ben 3 minuti, mentre si è sotto attacco da parte di tutto il fuoco nemico. In questa modalità sopravvivenza potremo fare sfoggio di tutte le classi utilizzate nella saga di Mass Effect, ma non solo, perché giocare questa modalità consentirà di impersonare molte delle razze che abbiamo conosciuto nel corso della trilogia di BioWare. Quindi si potrà scegliere di giocare come un giovane Turian, una potente Asari, un aggressivo Krogan e moltissime altre combinazioni che consentiranno di sperimentare la vasta possibilità di caratterizzazione tipica della serie. Parliamo infatti di oltre 40 personaggi divisi tra razze e classi, molti aggiunti grazie ai 4 DLC gratuiti. Nel corso di ogni match il giocatore guadagnerà punti esperienza che consentiranno l'avanzamento e lo sviluppo del proprio personaggio, che potrà spendere i punti accumulati sull'albero dei talenti fino al raggiungimento del livello 20. Ovviamente alcuni talenti saranno limitati alla classe e alla razza d'appartenenza, e comunque nessun personaggio riuscirà ad ottenere tutti i talenti dell'albero e sarà costretto a scegliere quali aspetti migliorare e quali lasciare da parte. Inoltre, grazie alla presenza del meccanismo dei prestigi, una volta che il personaggio avrà raggiunto il livello 20, sarà scelta del giocatore scegliere se ripartire da zero, ricreando completamente il proprio personaggio e permettere di aumentare il proprio grado N7, cioè utilizzare tutti i punti esperienza anche per scalare le classifiche online, anche se questa cosa non rende più forti i giocatori che prestigiano, è comunque un valore aggiunto. Nella modalità avremo a disposizione oltre 50 tipi di armi diverse, anche queste integrate attraverso i DLC, e personalizzabili, come sarà personalizzabile l'equipaggiamento del personaggio grazie a una serie di bonus assegnati alla croce direzionale e che permetteranno di upgradare per esempio i danni arrecati ai nemici, oppure potenzieranno la nostra corazza, rigenereranno le munizioni o miglioreranno, possiamo dire, complessivamente il nostro arsenale. Fare un elenco di tutti gli accessori risulterebbe comunque noioso, perché ne esistono davvero tantissimi. Sarà il giocatore a decidere di cosa equipaggiarsi tenendo conto delle proprie attitudini di gioco. Ma la vastità di personalizzazione non si esaurisce con le razze e le classi, ed investe anche l'aspetto che il giocatore potrà scegliere di avere in partita, grazie alla possibilità di modificare il colore, le luci, le mimetiche e i simboli della propria corazza. Come abbiamo già detto, avremo a disposizione come terreno di scontro ben 15 location diverse, che brulicheranno di nemici di tutti i tipi. Incontreremo infatti la squadra di Cerberus, i Geth, i Razziatori e infine, grazie ancora una volta ai DLC, anche i Collettori. Ogni tipologia di nemico possiede diverse squadre d'attacco, permettendo al giocatore di affrontare una grande varietà di avversari. Inoltre, nelle difficoltà più elevate potremo incontrare anche più razze in contemporanea, cosa che renderà gli scontri ancora più complicati. Ma la modalità multiplayer non si esaurisce solo nel puro gameplay, perché grazie al negozio potremo acquistare dei pacchetti random che conterranno una decina di elementi misti, tra nuovi personaggi, armature, armi ed equipaggiamenti. Più costosi saranno i pacchetti, maggiori saranno le possibilità di ottenere oggetti rari e particolarmente utili per portare a buon fine i match giocati. Nel negozio potremo spendere non solo i crediti accumulati durante le sessioni di gioco, ma anche monete reali.
Nel corso della modalità ci saranno presentate varie sfide che consentiranno di accumulare più punti esperienza o crediti e ci faranno salire più rapidamente di livello. Inoltre, di tanto in tanto, e di solito a cavallo del fine settimana, saranno disponibili online due tipi di sfide, le operazioni congiunte e quelle di squadra. Le prime sono sfide che coinvolgono l'intera community di Mass Effect, perché gli obiettivi da raggiungere sono conseguibili solo in larga scala, mentre le sfide della seconda tipologia, quindi di squadra, permettono di completare le missioni proposte grazie alla collaborazione tra membri di un team. In palio ci saranno sempre pacchetti esclusivi legati all'evento. Riguardo la modalità, possiamo dire che bronzo e argento sono abbastanza abbordabili, ma da ora in poi è necessario l'utilizzo di tattiche e strategie. La difficoltà platino è invece difficilissima e richiede un serrato gioco di squadra per essere completata, grazie alla presenza simultanea sullo schermo di più razze contemporaneamente, con nemici di tutti i tipi già dalle prime ondate. Una modalità che darà del filo da torcere a tutti gli appassionati delle sopravvivenze, sfide e sottomissioni, per un grandissimo mix di divertimento ed adrenalina. In conclusione, la modalità multiplayer sopravvivenza di Mass Effect 3 risulta essere una sorpresa, divertente e longeva. Potremmo giocarla per tantissime ore, superando anche quelle imposte dalla lunga campagna single player. Inoltre, grazie alla grande difficoltà della modalità Platino e al continuo rilascio di DLC gratuiti, Mass Effect 3 è riuscito a conquistare un discreto numero di giocatori multiplayer che popolano il mondo online creato dai ragazzi di BioWare. Consiglio di acquistare questo fantastico gioco, che è possibile recuperare per poche decine d'euro, e godere di un'esperienza single player e multiplayer di tutto rispetto. Con questo abbiamo terminato il quarto episodio di Fight to Survive. Consigliatemi delle modalità sopravvivenza da provare qui nei commenti. Se non lo avete fatto, iscrivetevi a Jimba Network e infine lasciate un voto al video. Grazie e alla prossima, naturalmente qui su Jimba. Ciao!